Nella settimana dell'8 marzo conosciamo meglio un'altra eccellenza tra le donne, economista, prorettrice del Gran Sasso Science Institute. Alessandra Fagian studia le scienze sociali e cerca di rendere più sottile il soffitto di cristallo che limita le carriere femminili. Michaela Barilari. Alessandra Fagian è prorettrice e direttrice dell'area Scienze Sociali del Gran Sasso Science Institute, oltre che vicepresidente della Società Italiana Economisti. Io sono professore ordinario in economia applicata, cioè una teoria e un'intuizione che noi cerchiamo di provare e poi cerchiamo di provare collegamenti fra fenomeni molto diversi. Diversi gli argomenti delle sue ricerche. Ci occupiamo anche come gruppo dei disastri naturali, ovviamente, e recentemente mi sono anche occupata dell'odio online e abbiamo trovato questa relazione fra l'odio online e la disuguaglianza. Anche nel settore dell'economia non c'è molto spazio per le donne. Siamo poche, ci sono abbastanza ricercatrici adesso, non siamo tanti professori o professoresse, dovrei dire ordinari in Italia, siamo ancora una minoranza. Dobbiamo sfondare questo soffitto di cristallo e nonostante ci siano tante donne giovani, poi fare carriera e arrivare all'apice è molto difficile. Un soffitto di cristallo, dunque una barriera apparentemente invisibile, ma che limita molto le possibilità di carriera e spesso a tirare quel freno che blocca la corsa sono le donne stesse. Non siamo abbastanza assertive a volte, dovremmo forse essere un po' più sicure di noi stesse e renderci conto che anche noi possiamo essere presidentesse, direttrici, ricoprire le posizioni apicali che invece al momento il 90% delle volte ricoprono gli uomini. Ma oltre a superare e far superare i pregiudizi culturali, è possibile anche agire concretamente per aprire quelle porte che troppo spesso per le donne sono più difficili da varcare. Dobbiamo un po' più autosostenerci anche fra di noi. Nelle generazioni passate non c'erano molte donne senior che specificatamente aiutassero magari le altre donne giovani ad arrivare alle stesse posizioni, ma questo sta cambiando sicuramente nel mio gruppo, io faccio di tutto per cercare di aiutare i giovani, sia donne che uomini, però ovviamente quando intravedo un po' di insicurezza da parte delle donne giovani cerco di renderle un po' più sicure dei loro mezzi. E secondo me questo esempio, dare l'esempio, è una cosa fondamentale.